Va bene. Signori, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Seduta ordinaria del 22 marzo 2021, ore 10:38, secondo appello. Invito la signora Mencia a chiamarlo, grazie. Aresu. Okay. Presente. Cannella. Presente. Limoli. Presente. Maraventano. Presente. Nona. Presente. Per favore potete chiudere i microfoni perché sennò si sente con l'eco ed è terribile. Per favore, i microfoni. Pernice. Presente. Sino. Assente. Susinno. Presente. Tumbarello. Presente. Valenti. Presente. Otto presenti, presidente. Buongiorno. Ah, c'è anche Sino. Sì, 9-9 allora. Sì. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, consigliere Sino. Quindi 9 presenti, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e nomino come scrutatori i consiglieri Susinno, Tumbarello, Cannella. Un Se attimo. non ci sono. Sì. Barello, Cannella. Ok. Se non ci sono contrari o astenuti, il Consiglio approva all'unanimità. Da oggi, come già anticipato ieri, sia a mezzo WhatsApp ma anche a mezzo email, il dottor Manfrè ha inviato a tutti una mail, vige il nuovo regolamento, quello approvato dal commissario, visto che il Consiglio Comunale non ha, no, il Consiglio Comunale non hanno trovato la quadra. È chiaro che un fattore da non sottovalutare, quindi è giusto, già ve l'ho detto ieri, è la presenza in aula di ogni consigliere. Quindi può essere riconosciuta la presenza in aula solo se si partecipa ad un terzo della seduta. Dopodiché il regolamento nuovo, l'avete, che comunque non si discosta di molto rispetto a quello già avuto, lo avete ricevuto, quindi invito a tutti a dare una lettura. Voglio fare una mia considerazione circa appunto la mancata approvazione in Consiglio Comunale di questo regolamento. Non mi stancherò mai di dirlo, si è persa un'opportunità, si è persa un'opportunità grande per la città di Palermo e quindi per la quinta città d'Italia. Si è persa un'opportunità grande a favore di quei cittadini che in noi consigli di circoscrizione hanno giornalmente un punto d'appoggio. Sappiamo benissimo quanto front office facciamo noi rispetto a chi giustamente si occupa di altre problematiche, che sono quelle del bilancio, dell'assetto urbanistico, quello che fa il Consiglio Comunale nella parte operativa. È chiaro che tutto quello che abbiamo chiesto noi è venuto a mancare per un fattore meramente politico. È chiaro che un fattore è semplicemente politico e quindi manifesto per l'ennesima volta il mio disappunto. Per far ciò, visto che non mi sento di prendere in giro nessun cittadino, quindi da ora in poi opererò solo sulle mie che sono quelle propositive, lo farò nel massimo dell'attività affinché, seppur solo un potere propositivo, con la mia insistenza e con la mia caparbietà possa diventare un fattore esecutivo. Ma siccome non mi sento di prendere in giro i cittadini, da oggi, quindi da oggi 23 marzo, già la 22 marzo, scusate, già l'avevo fatto in fase. L'avevo fatto circa un anno e mezzo fa, poi l'emergenza Covid, alcuni fattori importanti, appunto quelli sul Covid, mi hanno spinto a ritornare un attimo sui miei passi, ma ora non più. Quindi da ora in poi ogni parere che arriverà presso questa circoscrizione, visto che non vengono mai tenuti in considerazione, addirittura
è successo quando abbiamo approvato il regolamento Tari, addirittura in consiglio comunale neanche hanno portato la nostra proposta, ma solo quella della settima circoscrizione. Poi abbiamo ricevuto le scuse, Presidente del Consiglio, ma questa è la chiara ed evidente situazione in cui vivono i consigli di circoscrizione. Per questo io da oggi ogni parere che arriverà lo voterò astenuto e come mia motivazione sarà sempre la stessa la mia astensione, tanto non viene tenuto in considerazione minimamente. Ma tra l'altro l'abbiamo constatato anche in passato con il piano particolare Geotrabucco, l'abbiamo constatato con i regolamenti che riguardano il SUAP, non siamo stati mai tenuti in considerazione. Addirittura questi pareri da noi espressi certe volte neanche arrivano al destinatario. Per questo io da oggi mi asterrò ad ogni parere, non voterò più alcun parere, non impiegherò tempo nel studiare il parere, nel studiare il regolamento per poi esprimere parere perché lo sottraggo solo ai cittadini che hanno bisogno del consiglio di circoscrizione. Ancor più non posso andare a dire ai cittadini: abbiamo espresso parere favorevole, abbiamo espresso parere negativo, o abbiamo emendato il regolamento che era arrivato, perché so benissimo che non viene tenuto in considerazione. Questa è un'ennesima sconfitta per la politica cittadina e per gli enti locali. Parere, due pareri sono arrivati. Presidente, mi scusi, posso dire una cosa veloce io, ma avevo alzato la no, no, mano. consigliere Valenti, scusi, si prenoti perché consigliere Valenti, sono sicuro che sono Scusi, io non a. ho No, 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 ci saranno un po' da parte di tutti alcuni interventi, però finiamo con la fase della comunicazione della Presidenza, sono due pareri e poi darò la parola a voi come dal regolamento. La segno io, consigliere Valenti. Va bene. Ok, grazie. La segno io, lei tocca dopo in ordine c'è il consigliere Nona, la consigliera Tumbarello e poi c'è lei. Ok, va bene, va bene. Proposta di deliberativa numero 181907 del 2020, Prast di Palermo, intervento 1.36 per parcheggi di via Buzzanca, intervento 136A, parcheggi di via Olivieri Mandalà, angolo via Regione Siciliana, approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione urbanistica per atto pubblico ai rogiti del notaio Maria Angela Messana di Palermo, registrata a Palermo il 4, eccetera, eccetera. Riproposizione di un parere, questa, un parere che noi già abbiamo espresso, lo stanno riproponendo. Ve lo invio così nel frattempo. Chiaramente quella è una mia di considerazione, giusto? Non pretendo, o comunque non voglio assolutamente che il Consiglio lo faccia suo, se non motivato, quindi mi invio il parere. Prast di Palermo, intervento 136, sistema di passerelle pedonali di collegamento aereo e parcheggi di edifici esistenti. Di un grande parcheggio a raso e sotterraneo multipiano su via Buzzanca, intervento 136A, sistemazione e trasformazione parcheggio a raso esistente prospettante su via Olivieri Mandalà, angolo via Regione Siciliana, in parcheggio alberato, approvazione all'atto, eccetera, eccetera. Anche questo ve lo invio. Li ha inviati anche a me, vero Certo, Presidente? assolutamente. La Presidenza non ha altre comunicazioni, prego consigliere Nona. Sì, grazie Presidente. Niente, io volevo sapere, Presidente, per quanto riguarda come è andato a finire il problema, la villetta Peppino Impastato e più il campo di calcio che doveva essere assegnato al comune se c'era una novità. E poi, Presidente, volevo sapere per quanto riguarda quando dobbiamo andare per la mozione che noi abbiamo fatto per la rotonda di via Brunelleschi, quando dobbiamo andare dall'ingegnere Calini per parlare, per presentare questa delibera che è stata fatta. Grazie. Grazie consigliere Nona, per quanto riguarda la convenzione e il passaggio, proprio venerdì abbiamo avuto la conferma che ci stanno lavorando e arriverà nel più breve tempo possibile.
Per quanto riguarda l'ufficio traffico, circa la rotonda di cui lei ha parlato, io, nonostante abbiamo deliberato, ma era aperta chiaramente quella mozione, perché io avevo portato solo un esempio, insomma, di come poteva venire, ho già stamattina parlato col geometra Terranova, perché sono due le rotonde da sistemare in circoscrizione al momento, quindi oltre a quella di via Brunelleschi, intersezione con via Pedro Scaglione, c'è anche quella di Piazzetta Salerno con via del Fante, perché è anch'essa molto 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 pericolosa e quindi si deve risolvere con l'ufficio segnaletica, quindi quelli che poi operativamente apporranno questa segnaletica, quindi col geometra Terranova. Ci ho parlato stamattina e siamo rimasti che per entrambi i casi metterò su due progetti, quello di via Brunelleschi, quello già deliberato, più un'altra eventuale alternativa. Su quello di Piazzetta Salerno è un punto mio, è una mozione mia della consigliera Tumbarello, quindi ci stiamo lavorando assieme. Fine settimana incontreremo l'ufficio AMAT e qualche giorno prima, verosimilmente tra mercoledì e giovedì, l'ingegnere Caliri con le carte in mano, quindi con i progettini, per agevolare gli uffici, quindi per evitare laddove è possibile un sopralluogo o comunque arrivare con le idee più chiare possibile per la risoluzione di questo. Quindi le do conferma, consigliere Nona, ci andiamo assieme, dico figura, cioè ci possiamo andare assieme, già ci andrò con la consigliera Tumbarello, quindi ci si può aggregare anche lei. Grazie Presidente. Grazie a lei, prego consigliera Tumbarello. Sì, grazie Vicepresidente. Intanto una precisazione, ho appena firmato il verbale del 19 e mi premeva diciamo evidenziare che non è stato presente il sindaco come è stato dichiarato e verbalizzato dal consigliere Nona, ma era presente soltanto l'assessore Marino, dato che nel verbale il consigliere Nona diceva che era presente il sindaco, no, il sindaco non era presente perché era impegnato in un'altra direzione. Scusate, Daniela, c'è scritto che è presente il sindaco o sarà presente il sindaco? Il consigliere Nona dice che, dato che sarà presente il sindaco, è E allora va bene, dico nel verbale, dato che sarà presente il sindaco, doveva essere. Doveva precisare che non è stato presente il assolutamente, signore Susino, la prego. Signori, per favore, i microfoni, grazie. Non mi costringete a chiuderli io. Anche perché è triste. No, li può chiudere, Presidente, li può chiudere perché non sentiamo consigliere Valenti, grazie, consigliere Valenti. No, ci possiamo arrivare anche, ci possiamo anche arrivare parlando. Consigliere Tumbarello, mi scusi un attimo, per me il verbale va bene anche così, perché il consigliere non ha detto ma l'ho firmato. Esatto, va bene. Okay. Io l'ho firmato, però volevo tenevo a precisare che il sindaco non è stato presente. L'ho ribadito anche io in fase di seduta e comunque in fase di registrazione che il sindaco non era ancora arrivato, forse non arrivava, comunque c'era l'assessore Marino in rappresentanza della giunta e dello stesso sindaco. Grazie consigliera Tumbarello. Poi volevo sono lieta che diciamo anche lei condivida il mio pensiero che ho espresso ieri in merito al ruolo dei consigli di circoscrizione, in merito all'assoluta inutilità dell'impiego del nostro tempo nello studio dei regolamenti che ci vengono sottoposti, anche perché la cosa più grave è che il nostro studio ricordo a tutto il Consiglio che siamo stati più di un mese a leggere e analizzare il regolamento sul decentramento, non è mai stato preso in considerazione la nostra delibera, perché al momento dell'esame delle delibere delle circoscrizioni, quello della festa non era pervenuto e non è stato considerato, malgrado ci fosse la delibera, quindi ci tenevo a precisarlo, quindi assolutamente diciamo sulla stessa lunghezza d'onda, e spero che sia tutto il Consiglio sulla stessa lunghezza d'onda, perché obiettivamente perdere il nostro tempo per studiare gli atti che ci vengono sottoposti per poi avere l'ennesima conferma che non vengono presi in alcuna considerazione, francamente ritengo che il nostro tempo lo possiamo impiegare in maniera più produttiva dando seguito alle istanze dei cittadini.
Grazie, consigliera Tumbarello. Infatti, questo perché nonostante noi abbiamo proposto quella mozione su via a Piazza Salerno, che in realtà delibereremo questa settimana, aspettiamo alcuni dati, e quella di via Pedro Scaglione, potremmo fare il nostro compito, potrebbe essere anche finito. Quindi basta, l'abbiamo deliberato, l'abbiamo proposto, poi l'amministrazione che ne deve dare seguito. Invece, non farò così, non faremo così, perché saremo nell'ufficio traffico, quindi anziché studiarmi i pareri che poi non verranno tenuti in considerazione, che non sono solo quello sul decentramento, quello diciamo è stato l'apice, perché abbiamo impiegato più di un mese non rubando tempo a nessuno, dal punto di vista tecnico organizzativo non abbiamo fatto commissioni, quindi non ci siamo riuniti in commissione per esprimere quel parere, non l'abbiamo fatto in fase di sedute, l'abbiamo fatto fuori da ogni ufficio, l'abbiamo fatto, ci siamo riuniti e non abbiamo sottratto, comunque non abbiamo usato il tempo e né il denaro di nessuno, l'abbiamo fatto, questo è chiaro e che lo dobbiamo dire, ognuno di noi poi ha continuato anche a casa a fare quel lavoro, non lo farò più, francamente me ne vado all'ufficio traffico, all'AMAT, e mi vado a risolvere il problema delle rotonde di Piazzetta Salerno e di via Brunelleschi, che la gente sicuramente ne ha molto più bisogno. Grazie consigliera Tumbarello, prego consigliera Valenti. Sì, Presidente, no, mi trovo d'accordissimo con quello che avete detto la consigliera Tumbarello e lei, non approverò più atti che verranno da parte del Comune, però Presidente, volevo dire una cosa, ma noi non possiamo, noi come consiglio della sesta circoscrizione non possiamo riunirci per veramente scrivere un vero decentramento e presentarlo, domanda. Però fatto da, cioè valido, cioè scriverlo da capo, dall'inizio alla fine, per poi presentarlo a chi di dovere per dire non ci potete restare sempre a pesci in faccia, Presidente, perché ogni volta che si parla di decentramento veniamo sempre degradati. Oggi per l'orario, e ieri perché non sono per un'altra cosa, dico il questo veramente decentramento non lo vogliono attuare, Presidente. Quindi a che cosa serviamo, Presidente? Io vorrei sapere perché siamo qua. Perché qua? Per deliberare il marciapiede, la strada, cioè per questo. Dico, ci tengono qui tanto per dire, per non toglierci. Allora dico io, quanto vale che uno si apra un'associazione e lavora come l'associazione, Presidente, perché poi in fin dei conti per quello che si guadagna, chi è che vuole dire che guadagniamo soldi, io da parte mia ci rimetto. Però dico, Presidente, dico, quanto vale che noi ci apriamo un'associazione e lavoriamo con l'associazione? Faremo sicuramente meglio, perché forse si guadagnerebbe ancora meglio sulla dignità. Perché noi non abbiamo nulla, Presidente. Non abbiamo nulla, le nostre emozioni dove sono andate a finire, neanche li leggono. Quindi a che cosa serviamo? Che cos'è questo decentramento, Presidente? Io ancora non l'ho caputo. Il decentramento di che? Perché ancora dico, siamo peggiorati. Siamo peggiorati. Quindi io, a parte questo, il decentramento, volevo dire che non approverò più un atto del Comune. È meglio che lei, quando arriva, lo può togliere direttamente, Presidente. Grazie, Presidente. Grazie a lei consigliere Valenti, dico consigliere Valenti condivide il suo pensiero, è giusto che sia così, non abbiamo motivo di scrivere alcun altro regolamento sul decentramento, perché quello già arrivato, quello che noi abbiamo presentato, tra l'altro siamo state l'unica circoscrizione a presentare più emendamenti, abbiamo presentato 18 emendamenti, già andava bene, perché era una giusta via tra un decentramento e nell'ottica, perché è chiaro che il prossimo passo doveva essere, non lo sarà più, perché con l'approvazione di questo regolamento siamo tornati 20 anni indietro, quindi dobbiamo ricominciare a costruire il decentramento, invece si doveva pensare alle municipalità, quindi dovevamo andare oltre, quindi doveva essere da collante questo regolamento tra il decentramento e la municipalità. Siamo andati indietro, tra l'altro abbiamo fatto rumore, perché sia nella consulta dei presidenti che nella conferenza dei capigruppo sono stati sempre presentati gli emendamenti delle circoscrizioni, quindi lo sapevano tutti quali erano le esigenze, tra l'altro non chiedevamo né luna né mare, chiedevamo semplicemente qualche potere in più, soprattutto dal punto di vista operativo, per far funzionare meglio le circoscrizioni, visto che il Consiglio Comunale non l'ha voluto approvare. Io sto preparando un'altra mia idea di decentramento, che è quella della cancellazione delle circoscrizioni, lasciando solo il presidente, perché come dice lei, ma a questo punto possono operare anche le, se deve essere solo una,
un potere propositivo, lo può decidere anche il presidente con gli uffici, se ci fa l'ufficio al presidente. Ogni presidente di circoscrizione può essere da già è bastevole, quindi non c'è bisogno di un consiglio. Quindi io sto dando la mia idea, perché la mia idea è o decentramento in pieno o cancellazioni delle circoscrizioni. E io sto preparando questo atto, lo sto preparando come punto all'ordine del giorno, la cancellazione, invierò anche questo chiaramente a chi è responsabile degli enti locali e quindi al presidente della regione, perché a questo punto li possono anche andare a lavare le circoscrizioni, se non li adegui. Grazie, Anche consigliere perché, Valenti. Presidente, no, una cosa veloce, anche perché mi è Sì. stato riferito, dicendomi al Consiglio Comunale, perché che cosa avete deliberato? Cioè, non è arrivato nulla. Non c'è una cosa fatta da nessuno. Cioè, io in questo modo, come non è stato fatto? Noi ci abbiamo lavorato su questa cosa del decentramento. No, Quindi, no, no, però, no, loro sul dicono che non decentramento c'è chi l'ha detto niente. così? No, allora, consigliere Valenti, chi l'ha detto così sugli emendamenti e sul regolamento del decentramento non era attento o comunque non ha studiato bene, perché glielo posso garantire che lo sapevano tutti. All'opposizione gli emendamenti non sono stati presentati dalla consigliera Tumbarella, si era fatta portavoce, nella maggioranza io tramite il mio consigliere, il consigliere Giaconia. Inoltre il presidente l'aveva proposto e l'avevano studiato e l'avevano anche rivisto nella consulta dei presidenti, che chiaramente è ufficiale, un canale ufficiale, la consulta dei presidenti, ma non è stato tenuto in considerazione. Sono stati presentati anche provocatoriamente altri regolamenti sicurati. Quindi, comunque, chi l'ha detto così, che i nostri non è arrivato niente, evidentemente non ha visto tutto. Le carte, quindi gli sarà sfuggito questo. Non ci sono altre comunicazioni. Quindi possiamo procedere, signora Meccia. Abbiamo a questo punto due verbali, giusto? Sì, quello del 12 e 19 a questo punto. Perfetto. Procediamo con il verbale del 12 allora. 12, Sì. non so. Farei su. Favorevole. Cannella. Favorevole. Limuli, Favorevole. Maraventano, assente, Nona, Favorevole. Pernice, Favorevole. Sino, Favorevole. Susinno, Favorevole. Tumbarello, Favorevole. Valenti. Favorevole. 9 all'unanimità. Perfetto. Possiamo procedere con l'altro. Sì, un attimo solo. Farei su. Favorevole. Cannella. Favorevole. Limuli. Favorevole. Maraventano, assente. Nona. Pernice. Favorevole. Sino. Favorevole. Susinno. Favorevole. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole. All'unanimità, 9. Perfetto. Possiamo continuare con l'ordine del giorno. Intanto, giusto per precisazione, il parere da esprimere è uno solo, è lo stesso. Erano degli allegati, avevano cambiato una dicitura, quindi era un'integrazione, il secondo. Perfetto.
precisamente integrata con chiarimenti forniti dalla curatela fallimentare con allegato atto aggiuntivo alla convenzione urbanistica integrato e modificato. Sono lo stesso due file che vi ho inviato, ma è uno solo. Allora, la mozione numero uno, signora Mezzo, io la considero tumbarello, la ritiriamo. Ah, quindi è ritirata questa, va bene. Quindi, avente per oggetto regolamentazione parcheggi via Ferdinando Palasciano. Sì, sì. Non sappiamo se la riproporremo in altri periodi, ma in questo periodo, quindi in chiara emergenza Covid, non c'è stata più la necessità di regolamentare i parcheggi di Ferdinando Palasciano, perché è chiaro che l'utenza, soprattutto di Villa Sofia, è inferiore, nettamente inferiore, quasi azzerata rispetto a quello prima. Basti pensare che nessun malato può avere visite, quindi è chiaro che al momento non c'è la necessità, e non sapendo quanto dura questa emergenza, perché chiaramente è passato un anno, ma oggi alla radio ascoltavo che i contagi sono precisi identici a un anno fa, quindi evidentemente gli ospedali sono saturi come lo erano un anno fa, quindi a parte chiaramente questo passo avanti che è la realizzazione del vaccino, ancora chiaramente siamo molto 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 indietro a puntare a un'immunità e quindi a ritornare a quella. Non la sentiamo, la sentiamo a tratti. No, io la sento bene, forse gli altri. Sì, allora lei, signora, è considerato un bello, perché poco fa pure non la sentivamo benissimo. Sì, io la sento bene, vicepresidente. Sì. Quindi al momento la ritiriamo proprio, non la sospendiamo. Ok. Daniela, vuoi aggiungere altro? C'era Tumbarello? Sì, pronto. Vuoi aggiungere altro circa il ritiro? No, va benissimo, benissimo. L'abbiamo concordato insieme il ritiro, quindi non aggiungo altro. Va bene, mozione numero 15 a firma del consigliere Nona, avente per oggetto rifacimento in via Giacomo Besio 121. Lo possiamo approvare all'unanimità, signora Mecce, il prelievo? Il prelievo, ok. Prego, consigliere Nona, ne ha facoltà. Presidente, mi può ripetere questa mia mozione? Non l'ho capito tanto bene. Qual è via Giacomo Besio? 121. Ma sono Cercini? Mi facilmente. No, ah, sì. Niente, presidente, questa mia mozione è che giustamente facendo un sopralluogo nella via in oggetto, ho visto che c'è un marciapiede staccato completamente, diciamo uno, due, chiamiamole, diciamo. Signori, c'è un telefono che squilla. Sì, già a posto, presidente. Era quello mio. Niente, no, sono due strati di marciapiede che sono staccati e giustamente ho fatto questa mozione per il ripristino di questi due marciapiedi staccati, presidente. È una questione di sicurezza per i cittadini che abitano, i residenti che abitano, diciamo, nella zona. Grazie, presidente. Grazie a lei, consigliere Nona. Sto un attimo inquadrando dov'è il 121. Ci sono nato e cresciuto in via Besio, però in questo momento. 121 dovrebbe essere. Dove c'è il salone di celesia, c'è pure l'oronante funebre. Sì, ok, chiarissimo. Sì. Va bene, consigliere Nona, confermo anche il dissestamento di quella parte di marciapiede.
Signora Meccio, possiamo porre in votazione la mozione così come esposta dal proponente, consigliere Nona? Ok. Che ricordo la numero 15. Arezzo. Favorevole. Cannella. Favorevole. Limoli. Favorevole. Maraventano. Assente. Nona. Favorevole. Pernice. Favorevole. Sino. Favorevole. Susino. Favorevole. Barello. Favorevole. Valenti. 9 Favorevole. all'unanimità. Perfetto. Possiamo anche approvare se siete d'accordo, se ne avete dato già lettura, ma lo dico all'ordine del giorno da un bel po', tra l'altro su questo sono tutti allegati, detto di quello che ci siamo detti oggi, giusto? Il punto numero 7, parere articolo 9, quindi il punto numero 7 no, degli allegati, signora Maccia, nell'ordine del giorno, Sì. avente per oggetto regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria. Approviamo all'unanimità il punto. Ci sono interventi? Nessun intervento. Io, chiaramente, per quanto già detto, vuol dire che lo ripeto, mi asterrò. Prego, signora Meccia, possiamo approvare per appello nominale il punto numero 7. Arezzo. No, approvare, votare. Sì. Astenuto. Cannella. Non sono intervenuto prima, ma mi asterrò così come il Consiglio pensa, spero farà l'unanimità, per le stesse motivazioni espresse dal Presidente. Limoli. Astenuto. Demoli. Maraventano assente. Nona. Astenuto. Pernice. Io mi astengo e con l'occasione sottolineo quanto detto dal presidente Limuli. Sino. Astenuto. Sino. Favorevole. Tumbarello. Astenuta. Valenti. Astenuto. Allora, 8 astenuti e un favorevole. Il Consiglio respinge a maggioranza il punto numero 7 e quando è un parere negativo, comunque quando non viene approvato in maniera favorevole, si deve motivare. Quindi nella motivazione possiamo Cosa estrapolare, signora. scrivere? Sì. Parte del mio intervento è stato condiviso da tutti quelli che hanno votato astenuto, quindi il fatto Però che. Certo, possiamo scrivere che è meglio. assolutamente, gli scrivo due righe io. Va bene. Comunque, che chiaramente il Consiglio, non essendo tenuto in considerazione, ha deciso di non. Non so se possiamo spingerci a dirci per gli altri pareri, ma quantomeno per questo. Lo possiamo trattare uno alla volta. Va bene. Regolamento numero 8. Parere articolo 9 del regolamento del decentramento sulla proposta di provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale avente per oggetto regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.
destinati a mercati realizzati anche di strutture attrezzate. Questa è la dimostrazione che veramente la considerazione su questo tema abbiamo invitato, ci siamo visti con le commissioni, con gli assessori competenti, abbiamo portato le nostre proposte, è stato forse il primo atto approvato, discusso ed approvato all'inizio dell'emergenza Covid, quindi l'anno scorso a fine aprile, quando abbiamo cominciato a fare le sedute in videoconferenza, ma non è stato mai tenuto in considerazione, non abbiamo avuto mai risposte per nessuno. Prego, signora Meccia, dopo averla approvata all'unanimità il prelievo, lo possiamo porre in votazione. Okay. Punto numero 8 all'ODG. Arrei su. Dopo questo punto già abbiamo 5 deliberazioni da preparare, quindi gli uffici non vorrei, sono già le 12:15, quindi sarà l'ultimo punto, poi chiuderò la seduta. Prego, signora Meccia. Arrei su. Astenuto. Cannella. Astenuto. Di Muli. Astenuto. Da Ventano, assente. Nona. Astenuto. Pernice. Astenuto. Tino. Astenuto. Susinno. Favorevole. Tumbarello. Astenuta. Valenti. Astenuto. Presidente, dopo questa votazione io esco, grazie. Buona giornata, consigliere Valenti. Un favorevole, pure respinto. Esco, signori, devo lasciare. Anche okay. Allora, approvata a maggioranza con la stessa motivazione che lo rinvierò io, mettiamo in uscita il consigliere Susinno, Pernice e Valenti. Sì. Esco pure io, Presidente. Areso e Nona. Valenti, Areso e Nona? Sì. Quindi alle 12:14. Sì. Sono 5 che sono usciti. Sì. Allora, sostituiamo prima di chiudere la seduta Susinno con... Io esco, una buona giornata a tutti. Buona giornata, consigliere Pernice, già l'avevo messo in fila. Esco anche io, buona giornata. Esce anche Sino. 12:15, Sino. Sì. Non si può neanche formare il collegio degli scrutatori. Sì, perché infatti siamo solo in 3 presenti, quindi constata l'assenza del numero legale, il presidente chiude la seduta e la rinvia domani alle ore 10:30. Buona giornata. Sì. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Un attimo, presidente. Arrivederci e buona giornata.